tutti e a tutte! Oggi vi parlo dell'uomo di gesso di CJ Tudor, edito da Rizzoli, con un prezzo di copertina di 20 euro. Il protagonista Ed vive nella stessa cittadina da 40 anni, abita nella casa che gli ha lasciato la madre e l'affitta ad una stanza ad una studentessa piuttosto vivace dalla quale è anche attratto. Ed sembra essersi lasciato alle spalle la storia che lo ha praticamente sconvolto, è successa molti anni prima, ovvero nell'estate del 1986. Ed faceva parte di un gruppo di amici, con loro si divertiva ad andare in giro in bicicletta, ad andare al parco giochi del paese e a un certo punto hanno sviluppato un loro linguaggio segreto fatto di in cui utilizzavano dei gessetti colorati appunto per comunicare in segreto tra di loro. Un giorno però quei gessetti colorati, cioè i disegni fatti con quei gessetti colorati, li hanno condotti nel bosco dove hanno trovato il corpo smembrato di una ragazza. Non si è mai saputo chi sia stato l'artefice di questo delitto. Ritorniamo nel tempo presente, Ed riceve una lettera con all'interno il disegno fatto con un gessetto di un omino stilizzato e tutti gli altri suoi amici hanno ricevuto la stessa lettera. Questo significa che l'uomo di gesso è tornato. Allora, l'uomo di gesso è un thriller che mi ha ricordato tantissimo lo stile di Stephen King. Innanzitutto, la parte ambientata nel passato, abbiamo questo gruppo di amici che praticamente è uguale al gruppo di amici che ritroviamo in It. Non solo perché se ne vado in giro in bicicletta, ma ad esempio perché anche in questo caso sono tutti maschi ad eccezione di una ragazzina che ha i capelli rossi e che veniva maltrattata dal padre. Stessa storia nel libro di It di Stephen King. A parte questo ci sono poi stati degli altri elementi all'interno della storia che mi hanno ricordato molto lo stile di Stephen King. In particolare c'è una scena in cui gli omini di gesso sembrano quasi prendere vita nella testa del protagonista e quindi questo, tra l'altro, è stato per me l'unico motivo un po' di angoscia. Il lettore sa che è una cosa del protagonista, però nello stesso tempo si pone dei dubbi. Questi aspetti, queste cose che sembrano prendere vita, ma in realtà non lo sono, ritroviamo spesso anche in King tutte queste cose, e quindi anche questo appunto mi ha ricordato il suo stile. La cosa non mi ha convinto particolarmente, perché mi è sembrato spesso una scopiazzatura. In generale, comunque, l'uomo di gesso non mi ha colpito particolarmente, non ho provato così tanta ansia, così tanta angoscia come mi aspettavo e come, ormai vi faccio una testa tanta, come mi aspetto in generale da un thriller. Non ero nemmeno incuriosita dallo scoprire chi fosse realmente il colpevole, perché sì, ok, abbiamo questo omicidio, questa ragazza smembrata, la testa ancora non si è trovata, però, cioè, io veramente non ero minimamente interessata a scoprire chi avesse ucciso questa ragazza, ma più che altro ero più incuriosita nel voler sapere il protagonista cosa avrebbe fatto adesso. Ma insomma, niente di che. Se devo essere sincera, in alcuni punti mi sono anche un po' annoiata. Diciamo che chiudevo tranquillamente il libro, mi staccavo tranquillamente dalla lettura e poi quando dovevo riprenderla non è che la riprendevo con sto desiderio di leggere il libro, di andare avanti. Veramente non mi ha entusiasmata, anche se comunque devo dire che questo libro è scritto veramente molto molto bene. Lo stile sicuramente di per sé è accattivante, nel senso che una volta che tu inizi a leggere vai avanti, tranquilla, scialla, velocemente, però non è quel libro da cui non ti riesci a staccare. Ora arriva il paradosso di tutto questo, perché effettivamente l'uomo di gesso io ve lo consiglio e ripeto, lo so che sembra un paradosso, però il libro è scritto veramente bene, si legge molto facilmente e sono convinta che a molti amanti del genere thriller questo libro possa piacere. Ciao voce. Io penso di essere veramente complicato ormai con i thriller e avere un rapporto molto particolare con questo genere di libri, anche se resta uno dei miei generi preferiti, però faccio veramente fatica poi ultimamente ancora di più a trovare dei thriller che veramente mi piacciono tantissimo. Quindi sicuramente io sono difficile da questo punto di vista, però sicuramente è una storia che a molti può piacere, ecco perché ve lo consiglio, considerando anche il fatto che è scritto molto bene. Tra l'altro non ci sono elementi nonsense, non c'è una storia d'amore buttata lì a caso per conquistare magari altre persone a cui piace appunto la storia romanzata,
E soprattutto c'è un cliffhanger finale stupendo, è stata l'unica parte del libro che mi ha veramente lasciato a bocca aperta e quindi anche per questi motivi ve lo consiglio e so che a qualcuno di voi potrebbe piacere. Bene, questa era la mia recensione dell'Uomo di Gesso di CJ Tudor. Fatemi sapere se l'avete letto, cosa ne pensate, oppure se non l'avete letto, se è un libro che vi interessa, che vi intriga, che vi può piacere. Lo trovate linkato qui sotto ad Amazon, con cui sono affiliata, e qua sotto trovate anche tutti i miei social se volete seguirmi al di fuori di YouTube. Quindi abbiamo il blog, la pagina Facebook, il gruppo Facebook, Twitter, Instagram, Goodreads e il canale Telegram per essere sempre aggiornati in anticipo sulle uscite del blog e del canale. E direi che noi ci possiamo vedere ad un prossimo video. Ciao!